Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo. Siamo arrivati a questa ottava puntata dell'angolo delle quattro chiacchiere sulla pellicola e soprattutto sul bianco e nero di Gerardo Bonomo. Oggi arriviamo a un argomento molto interessante, cioè come si sviluppano da sé le proprie pellicole, soprattutto quelle in bianco e nero. Sembra una cosa difficile, ma in realtà è molto facile, ci vuole soltanto un pochino di pratica. Allora, la prima cosa che serve per sviluppare le pellicole è una cosa che non si compra e si chiama buio. Ci sono, diciamo, due modalità per ottenere il buio. Il primo è avere la possibilità in casa di avere un bagno cieco o una camera che è completamente oscurabile. La seconda possibilità è quella di avere quella che si chiama la changing bag. La changing bag è una sorta di camicia a doppio strato che non fa passare la luce. Qui si inseriscono le mani, dall'altra parte c'è una zip dove è possibile inserire tutto il materiale occorrente per caricare la pellicola nella tanchi di cui tra poco parleremo. Quello di cui parleremo oggi non ha niente a che fare con le famose lampade rosse che ogni tanto si vedono nei film, che sono invece le lampade che servono invece per sviluppare e stampare la carta fotografica. La pellicola si carica nel buio più assoluto. Partiamo da una delle tanche tradizionali che è la Patterson. Questo è il modello più compatto. È in grado di accettare una sola pellicola per volta e per la precisione una pellicola 135 o 24x36. Questo tubo inserito nella spirale fa in modo che una volta chiusa la tank possa passare la chimica, ma non passa la luce, e poi un tappo che in realtà non è un tappo che serve per fare la tenuta di luce, ma per evitare quando si fanno, lo vedremo dopo, i capovolgimenti, la fuoriuscita dei liquidi. In parole povere, una volta che avete caricato la pellicola nella tanca al buio, tutto il resto del processo, sviluppo, arresto, fissaggio, eccetera, si fa tutto tranquillamente alla luce del sole o alla luce artificiale. Non c'è più bisogno del buio. Sempre di casa Patterson, questa forse è la tank più diffusa. Questa tank è in grado di sviluppare contemporaneamente due pellicole 135, ma soprattutto è in grado di sviluppare anche le pellicole 6x6. Il principio non cambia, c'è sempre questo tubo che permette l'ingresso della chimica, ma blocca la luce nella parte inferiore. Si carica come l'altra tank in questo modo, si chiude il coperchio. E a questo punto si può accendere la luce e di nuovo il tappo serve esclusivamente per evitare la fuoriuscita dei liquidi. E adesso vi presento un'altra tank molto particolare che è la tank della AP. Allora, la tank della AP è in grado innanzitutto di sviluppare o un rullino o due rullini 135 o un rullo 120 o 6x6. Anziché a baionetta, il tappo è a vite, all'interno troviamo le spirali. Come sempre c'è il rocchetto che serve per far passare la chimica ed evitare che passi la luce e poi c'è un altro dettaglio molto particolare di questa tank. Il fondo della tank, vedete che ha delle rigature di plastica. Quando noi andiamo a girare, vedete che le due spirali saltano, mentre nella tank della Patterson girano praticamente in modo omogeneo. In teoria si potrebbe anche sviluppare in questo modo, quindi evitando di fare i ribaltamenti, perché ogni tanto può capitare che ci siano dei trafilamenti di chimica. Io preferisco comunque anche con le tanche dell'AP fare i ribaltamenti o rovesciamenti a piacere e non usare quel sistema lì. Il primo strumento necessario, oltre alla tank, per poter sviluppare i negativi si chiama estrattore. Quando voi avete terminato il negativo 135, la coda della pellicola è rientrata all'interno del rullino. La coda va estratta per poterla poi chiaramente caricare nella spirale. L'estrattore è composto da due lamine. Lo si posiziona facendolo entrare tra i velluti. Si fa entrare la prima parte in questo modo, poi si gira fino a sentire quattro clic. 1, 2, 3. Al quarto click, se
si fa entrare la seconda lamina, si mantiene l'estrattore, si prende la pellicola, la si tira con dolcezza e si estrae la coda della pellicola. A questo punto la pellicola è pronta per essere caricata nella spirale. Una volta estratta la coda della pellicola esposta, si prendono un paio di forbici, si taglia la pellicola, questo alla luce, si prende in questo caso la spirale della AP, si estrae qualche centimetro di pellicola, si fa inserire la pellicola qui all'interno, si fa in modo che oltrepassi le due sferette di acciaio che ci sono in questo punto, si spegne la luce, si comincia a estrarre la pellicola e la si comincia a bobinare. Siamo arrivati alla fine. Ecco, quando siete arrivati a questo punto, tirate la pellicola per essere sicuri che non sia rimasta della pellicola buona all'interno del rullino. Tenete presente che qua c'è il 36esimo fotogramma, quindi siete arrivati proprio alla fine della pellicola. Tirate, prendete un paio di forbici, tagliate la pellicola stando adesi al velluto, tagliatevi il minor numero possibile di falangi, anche se ne avete tante, e a questo punto continuate a bobinare fino a che la pellicola è perfettamente entrata nella spirale. A questo punto la pellicola si inserisce nel suo cilindro, si prende la tank, in questo caso la tank dell'AP, si inserisce la spirale nella tank, si prende il tappo, si chiude il tappo e a questo punto potete tranquillamente accendere la luce e sviluppare, arrestare e fissare la pellicola in luce completa. Il tappo, come vi ho già spiegato, serve esclusivamente per evitare il trafilamento dei liquidi. Dopo avervi fatto vedere come si carica la pellicola 135, vediamo come si carica la pellicola 120 o 6x6, quindi le pellicole che vengono normalmente esposte in fotocamere come Rolleiflex, Hasselblad, Pentax, Mamiya, Zenzabronica e che più ne ha più ne metta. Intanto, a differenza del 135, il 120 va manipolato completamente al buio. Non c'è la possibilità di iniziare a caricare la pellicola nella spirale alla luce. Quindi si prende sempre la nostra spirale AP, la si apre in questo modo, la si mette nella posizione per ricevere la pellicola 120, vedete che si è allargata. Prendiamo una pellicola 120 già esposta. A questo punto, nel buio più completo, non c'è alternativa, srotolate la carta e arrivate immediatamente alla emulsione, ok? E questo è il motivo per cui voi non potete srotolare alla luce e poi cercare di entrare, perché il primo fotogramma è già praticamente qua. Quindi si fa entrare l'emulsione all'interno della spirale, si fanno passare, come nel caso precedente, si fa passare la pellicola sopra alle due sferette d'acciaio che sono quelle che permettono di avvolgere la pellicola sempre in un senso ed evitare che la pellicola scivoli. A questo punto si lascia andare la carta con la pellicola e si comincia a caricare. Vi ricordo che siamo nel buio più assoluto. La pellicola 120 è leggermente più corta della pellicola 135. Arrivati alla fine, questo è il punto in realtà dove c'è il primo fotogramma. Qua c'è un nastro adesivo che trattiene la pellicola alla carta di protezione. Allora, sempre ovviamente al buio, dovete staccare il nastro adesivo, terminate di far entrare la pellicola nella spirale, prendete il solito tubo, lo inserite, prendete la vostra tank, in questo caso AP, sempre al buio, prendete il coperchio, chiudete e a questo punto potete accendere la luce. Vi ricordo che per la pellicola 120 usando la tank della AP servono 590 ml di sviluppo, 590 ml di arresto e 590 ml di fissaggio. Avete la possibilità di fare i classici capovolgimenti oppure, come spiegato prima, usando questo strumento a corredo, fare questo movimento che fa salire e scendere continuamente e agitare la spirale all'interno della chimica, diciamo per mimare l'effetto del capovolgimento. Come vi ho spiegato prima, io preferisco capovolgere, però c'è anche questa possibilità.
Bene, signori, anche questa ottava puntata delle quattro chiacchiere con Gerardo Bonomo, che sono io, tra l'altro, termina qui. La prossima puntata prevede la spiegazione di come si sviluppa, arresta, fissa, imbibe, anche se non esiste sulla Treccani, e si asciuga una pellicola tra le quattro simpatiche mura domestiche. La soddisfazione vi posso garantire che è immensa, e anche il risparmio vi posso garantire che è interessante. E poi scattare da sé le proprie foto, sviluppare da sé e un domani anche stamparle, diciamo che apprezzo, ma non apprezzo. Con questo vi saluto veramente, vi ringrazio del tempo che mi avete voluto dedicare e alla prossima puntata. Un saluto dal vostro sempre pur bianconeristairidescente Gerardo Bonomo.